Buonasera, benvenuti e benvenuti allo spazio autogestito, il nuovo appuntamento con il sindaco di Mugnano Giovanni Porcelli. Riprende oggi la serie di incontri con il primo cittadino interrotto in queste settimane a causa dei numerosi impegni istituzionali del sindaco Porcelli. Oggi quindi riprendiamo. C'è tanto, tanto da dire dopo queste settimane nelle quali non ci siamo incontrati. Partiamo subito da un dato di fatto, un manifesto che è apparso in questi giorni in città Mugnano e nel quale si fanno delle precise accuse al primo cittadino. Un manifesto affisso a quanto pare da alcuni esponenti del Partito Democratico, poi il sindaco ci chiarirà anche questo. Partiamo da un punto importante che non interessa soltanto il comune di Mugnano, ma anche tutti gli altri comuni dell'ambito sociale, ed è appunto quello del commissariamento del settore e dell'ambito sociale. Com'è andata? Sì, innanzitutto buonasera a voi. Partiamo con il dire che le politiche sociali, grazie ad una legge regionale, vengono gestite in ambito, o meglio, vengono gestite in forma consociativa da parte di più comuni. In alcuni casi gli ambiti corrispondono a singoli comuni. Nel caso nostro, il nostro ambito è formato da cinque comuni: il comune di Mugnano, quello di Melito, di Calvizzano, di Qualiano e di Villaricca. Già si comincia a dire una grossa bugia perché non è che è stato commissariato il comune di Mugnano. Al massimo sarà commissariato l'ambito, cioè quindi sarà, come, arriverà un funzionario regionale, una persona incaricata dalla Regione Campania a gestire una fase che a noi sta risultando molto complicata. Ma una fase questa qui complicata, volutamente, diciamo così, scelta, volutamente cercata, perché di fatto il nostro ambito non ha mai funzionato come doveva funzionare. Siccome adesso la convenzione tra i cinque comuni è scaduta, io che faccio il sindaco del comune di Mugnano e quindi devo tutelare i cittadini del mio comune, ho preferito alzare il tono della discussione e pretendere dagli altri comuni che finalmente mettiamo in campo una questione, una soluzione che funzioni. Fino ad oggi, che cosa è successo? È successo che le politiche sociali, la maggior parte degli interventi di politica sociale per questi cinque comuni ricadevano in testa al comune di Mugnano. Cioè, il comune di Mugnano aveva la responsabilità di preparare gli atti, il comune di Mugnano faceva la stragrande maggioranza del lavoro perché era il comune capofila e assumeva anche impegni economici ben precisi. Io vi dico semplicemente che, per esempio, oggi ci sono comuni che devono dare all'ambito e per i quali siamo noi esposti, in quanto comune ex comune capofila, più di 200.000 euro. La Regione Campania ci deve trasferire più di 1,5 milioni di euro. Per cui io ho detto: a questo gioco non ci sto più. Io penso e credo che se dobbiamo andare avanti bisogna che ognuno faccia la sua parte. A dire la verità, i colleghi sindaci che attualmente amministrano queste città stanno rispondendo positivamente. In un primo momento c'è stato un attimo di smarrimento, ma poi si è capito che la mia presa di posizione era esclusivamente nell'interesse di un miglior funzionamento del nostro ambito e nell'interesse dei miei concittadini. Cioè io non posso tenere il mio bilancio esposto, quindi i soldi dei cittadini inglesi esposti agli attacchi dei creditori, quindi ai decreti ingiuntivi che ci fanno cooperative perché altri comuni non hanno pagato, perché la Regione Campania è inadempiente. Io a questo non ci posso stare, devo difendere i miei cittadini. Io non posso immaginare di continuare ad avere un ambito che si regge, che non ha un luogo fisico, che non ha una sede fisica. Cioè negli anni passati chi mi ha preceduto non ha mai organizzato una struttura esistente, organizzata bene, dove queste persone distaccate da vari comuni si potevano riunire e potevano lavorare insieme. Tutto quanto si è sempre svolto maggiormente sulle spalle del comune di Mugnano, appena collaborato dagli altri funzionari degli altri comuni. Questa è una soluzione che non poteva più funzionare e che non deve funzionare. Si vuole ricostruire l'ambito, lo si deve ricostruire in un certo modo, con il funzionamento da parte di tutti i comuni e con l'impegno da parte di tutti quanti. Basta con quelle soluzioni rabberciate con le quali siamo andati avanti fino adesso. Oggi è il momento di approfittarne perché la convenzione è scaduta. Se la convenzione la dobbiamo rifare, la rifacciamo allo stesso modo. Altrimenti ben venga il commissario ad acta, perché sicuramente stabilirà questo tipo di regole. Noi stiamo facendo tutto per scongiurare, io sto avendo un grosso appoggio in queste ore da parte dei sindaci e anche degli altri comuni. Voglio dire, ma ove mai dovessero non esserci il convincimento da parte di tutti quanti, a questo punto ben venga il commissario ad acta. Io devo tutelare, sicuramente devo avere un ruolo, come si dice, che sia di garanzia per tutti quanti, ma devo innanzitutto tutelare il comune di Mugnano, i miei concittadini e le tasse che i miei concittadini
concittadini pagano. Basta far finta di essere il comune capofila e far prendere decisioni altrove. In passato questo è successo. L'ambito non funzionava, l'ambito contraeva debiti per conto degli altri comuni, le decisioni si prendevano altrove, ce ne eravamo praticamente un po', come si dice, l'interfaccia di qualcun altro. Io questo non lo consentirò più. Finché faccio il sindaco, se l'ambito deve funzionare, Mugnano deve continuare a fare il comune capofila, bisogna stabilire regole precise e, come si dice, modalità di comportamento univoche da parte di tutti quanti. Un'altra vicenda sempre che le viene contestata su questo manifesto è la vicenda del bambino disabile discriminato alla scuola elementare, insomma si accusano anche sui staffisti di aver insomma, provocato dei danni a questo bambino e alla famiglia. Lei cosa si sente di rispondere io, su questo caso che ha fatto tanto scalpore anche a livello nazionale? Io continuo ad essere interdetto e perplesso da questo atteggiamento. Ne abbiamo parlato, lo abbiamo sviscerato, siamo stati in consiglio comunale, abbiamo risposto ad interrogazioni consiliari, abbiamo dato chiarimenti. Ahimè, mi sembra molto la necessità di buttare in mezzo degli argomenti che non ci azzeccano niente con la politica. Cioè che dicessero chi sono queste persone che hanno contribuito a denigrare questo bambino, che facessero nomi e cognomi, che una volta tanto si assumessero la responsabilità di dire cose con nome e con cognomi. Siccome questi nomi e cognomi non esistono, che tutta la vicenda è stata chiarita, sicuramente c'è stato, come dici, ci sono stati degli atteggiamenti che non andavano, che non sono andati bene, ci sono stati degli atteggiamenti che andavano approfonditi. Ma questa è una vicenda, diciamo così, che di politico non ha proprio niente. Questa è una vicenda che si deve, a mio giudizio, ricondurre alla sfera, diciamo, sicuramente personale di alcuni soggetti. Su questo argomento noi ci siamo ritornati diverse volte, abbiamo fatto diverse volte chiarezza, abbiamo incontrato la famiglia di questo bimbo, stiamo cercando di costruire un percorso anche di sensibilizzazione sul territorio molto importante. Partiremo con la settimana del benessere psicologico, la giornata che si farà a Mugnano tratterà proprio della disabilità e dell'autismo, con un'associazione di categorie che tutela queste famiglie che io ho conosciute, alla quale è iscritta anche la famiglia di questo bambino. Abbiamo già condiviso un percorso per organizzare dei seminari sul territorio alla presenza di esperti di livello mondiale. Dico, questa è la risposta seria a quello che è accaduto in quella scuola. Altro è demagogia, altro è un modo per dire certe cose perché probabilmente mancano gli argomenti. Io ho la sensazione che il PD di Mugnano, l'attuale dirigenza del PD di Mugnano, una parte della dirigenza del PD di Mugnano, che poi questo manifesto non è stato neanche condiviso con tutto il direttivo nuovo uscito dal passato congresso della settimana scorsa, non ha argomenti. E quindi ha una necessità di vivere di luce e riflessi, ogni tanto butta in mezzo delle cose giusto così per dire che loro fanno opposizione e che loro fanno critica. Cominciassero a proporre cose per la città, probabilmente sarebbero più ascoltati. E poi si parla del caso della Mugnanum, del fallimento, la scorsa settimana, due settimane fa c'è stato anche un impiegato che si è arrampicato sul traliccio allo stadio e anche in questo caso come stanno le cose? Stanno nella stessa situazione, diciamo così, che ho descritto fino ad oggi. La Mugnanum SPA non nasce con questa mia amministrazione, nasce dalla precedente amministrazione, ho avuto anche il piacere di guidarla, forse nell'unico periodo storico in cui questa società ha funzionato, e di questo mi danno atto tutti quanti, ma già allora e io sono pronto ad un confronto pubblico. Cioè, ecco, questa sarebbe una bella domanda da porre a questi signori del Partito Democratico che hanno fatto il manifesto: perché non organizzano un confronto pubblico sulla Mugnanum? Io porto tanto di report, tanto di atti scritti protocollati al comune, nel quale già segnalavo nel lontano 2008 le inefficienze interne a questa struttura, ciò che non funzionava, ciò che andava immediatamente modificato, altrimenti saremmo giunti a questo tipo di considerazione e di conclusione. Nessuno mi ha ascoltato. Oggi, paradossalmente, chi era destinatario delle mie missioni mi accusa del fallimento della società che noi abbiamo messo in liquidazione. Quando ci siamo resi conto che ancora nel 2010 quelle inefficienze non erano state superate, abbiamo deciso di porre in liquidazione questa società e proprio per evitare di fare azioni forzate e veloci abbiamo deciso di fare un percorso che tenesse, oltre a garantire l'efficienza dei servizi e quindi oltre a garantire, come si dice, l'intera collettività, anche un percorso anche a garanzia di questi lavoratori. Nei giorni scorsi abbiamo approvato un atto di deliberativo che dà via alla fase finale risolutiva della problematica. Con molta chiarezza noi abbiamo dovuto affrontare il problema per nome e per cognome, abbiamo voluto evitare di continuare a galleggiare come è stato fatto nel 2008, come è stato fatto nel 2009 e come è stato fatto nel 2010 da parte di chi mi ha preceduto. Abbiamo fatto una scelta netta, così come l'abbiamo fatto con il mercato ittico, così come ci apprestiamo a farla con la gestione del campo di calcio. Cioè noi siamo un'amministrazione che rispetto a delle questioni ha deciso di fare delle scelte nette, l'abbiamo fatta anche rispetto alla Mugnanum, che non accumulerà più perdite, verranno gestiti i servizi in forma privata così come la normativa ci ha imposto di fare
E tutto con la tutela dei 15 posti di lavoro di queste 15 famiglie che non avranno alcunché da temere perché vedranno sicuramente salvaguardata la loro occupazione. Quindi lei si è occupato di questa vicenda e come aveva detto già più volte, i posti di lavoro Li sono salvi. salveremo tutti e 15 posti di lavoro, quindi renderemo efficienti i servizi, privatizzeremo i servizi, eviteremo quindi sprechi della pubblica amministrazione e salveremo i 15 posti di lavoro, con una scelta netta, precisa e senza galleggiamenti. Prima di avviarci alla conclusione, le volevo chiedere anche nel caso, insomma, delle strutture pubbliche, delle villette comunali, pare, insomma, siano abbandonate, le viene imputato anche questo, in questo famoso manifesto, sembra, insomma, è tutta Allora, colpa di questa ma cioè, il amministrazione. paradosso è proprio quello lì. Cioè, oggi è come, per portare un esempio, diciamo così, abbastanza attuale, è come se Bassolino chiedesse conto all'attuale amministrazione regionale, provinciale, del perché ci sono le ecoballe accantonate, 6 milioni di tonnellate di ecoballe accantonate in tutta quanta la regione Campania. Cioè, dice, è paradossale. Le strutture chiuse, io le ho ereditate chiuse, io mi sto impegnando a riaprirle, ma è centro fieristico mai aperto. Villetta comunale di Via di Vittorio in disuso da ben 3 anni prima dell'ingresso in campo della mia amministrazione. Villetta di Cesare Pavese abbandonata a se stessi, villetta di Via D'Annega abbandonata, cioè tutte strutture che io ho ereditato chiuse. E ahimè, quelle strutture sono state chiuse per mancanza di manutenzione, per mancanza di attenzione, in un periodo storico in cui c'erano fior fior di quattrini da poter spendere per interventi pubblici, che solo per sciatteria e per negligenza non sono state fatte. Io le strutture che ho ereditato aperte, non solo sono aperte, ma le ho anche migliorate, ma non solo ho migliorato le strutture che ho ereditato aperte, ho contribuito ad aprirle le strutture. Vi cito per esempio i campi ex campi di calcetto, che adesso sono campi da tennis a Mugnano 2000. Per quell'intervento abbiamo previsto a bilancio comunale un intervento di più di 700.000 euro. A Mugnano 2000 non ci saranno più i campi di calcetto abbandonati da 10 anni, ma ci sarà una moderna struttura tennistica per la quale i lavori partiranno da qui a qualche settimana. Già siamo in gara d'appalto, già sono state aperte le buste e si stanno facendo soltanto le procedure burocratiche del caso. Sta cosa a me mi fa amarezza e rabbia perché dico, come si può da parte di chi ha chiuso quelle strutture, da parte di chi ha contribuito in un momento storico in cui invece quelle strutture potevano essere rilanciate, che c'erano risorse, c'erano soldi da poter spendere, ha contribuito a chiuderle. Oggi mi si attacca e mi si accusa che ci sono le strutture chiuse. Io ho ereditato le strutture chiuse e mi ritrovo in un momento storico dove abbiamo anche la difficoltà di spendere i centesimi per rattoppare le buche in mezzo alla strada. Noi abbiamo deciso di fare una scelta di campo su alcuni argomenti, Muniano, mercato ittico, campo sportivo. Abbiamo deciso di intraprendere una, come si dice, un'iniziativa diretta, lungimirante e definitiva, magari a tratti anche dolorosa, ma definitiva, non più di galleggiamento. Per altre questioni, dottoressa, noi abbiamo deciso di non indebitarci. Muniano è l'unico comune dell'Interland che non ha aderito al decreto 35. Muniano ha deciso di non indebitarsi per i prossimi 30 anni, cose che hanno fatto legittimamente altri colleghi sindaci, perché probabilmente avevano casse comunali meno flore delle nostre. Noi abbiamo ripulito il bilancio comunale dei pregressi debiti, abbiamo visto quello che ci rimaneva in cassa e programmiamo la nostra azione solo con quello che abbiamo in cassa, cioè senza fare ulteriori debiti. Se questa è una scelta sbagliata, i cittadini mi criticheranno per una scelta sbagliata. Io ho fatto in modo che per i prossimi 30 anni i cittadini di Mugnano non avranno debiti sulla loro testa. Che c'è in cassa? 100 lire, mi spendo la 100 lire, ovviamente dando delle priorità. Le priorità sono gli impianti sportivi, la vivibilità, li faremo con questo bilancio comunale via Chiesa e Piazza Municipio, dove è stato fatto un lavoro appena pochi anni fa del tutto inadeguato e inefficiente, dato che là ogni giorno cadono 3 persone a terra. Risistemeremo i campi da tennis come vi abbiamo detto, rifaremo via Quasimodo e via Mercato, cioè facciamo quegli interventi mirati dove c'è effettiva esigenza e necessità, con le poche risorse che abbiamo in cassa senza indebitarci E ulteriormente. sono quindi questi i programmi per il futuro? Siamo davvero in conclusione Sono adesso, li questi e abbiamo tanti elencati? altri che sicuramente avrò modo di elencare meglio in un programma a parte dove parleremo del bilancio del 2013 e di quello che abbiamo programmato per l'anno prossimo, ma soprattutto vede, le scelte da parte nostra sono state nette, mi accusano anche di arretramento sociale, sono fiero di aver arretrato socialmente e culturalmente il mio paese, se oggi al comune tutti i disoccupati, tutta la povera gente, tutti quelli che hanno bisogno trovano la porta aperta e qualcuno che li ascolta, spesso senza riuscire a risolvere i loro problemi perché siamo impossibilitati a risolvere i problemi di tutti i cittadini, ma se non altro trovano qualcuno che è disposto ad ascoltare e insieme a loro è disposto a vedere in che modo eventualmente riuscire a superare delle difficoltà.
Prima al comune di Mugnano, qualche anno fa al comune di Mugnano, probabilmente questa gente si inibiva a salire, che probabilmente non c'era chi li ascoltava e probabilmente le scale del comune di Mugnano erano frequentate da alta gente, che oggi fortunatamente non ci mettono proprio più piede sul comune di Mugnano. Grazie. Ed è tutto per questo nuovo appuntamento. Strappo la promessa al sindaco di ritornare quanto prima, l'ha già detto lui, si parlerà di Promessa bilancio. accettata, impegno sottoscritto. Vi ringrazio per averci seguito. Buon proseguimento.